Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una nuova fase di maltempo è in arrivo sull'Italia per via di un centro di bassa pressione ormai prossimo alla Sardegna, in risalita dalle coste nordafricane. La sua influenza si farà sentire su tutto il centro-sud, con abbondanti precipitazioni che già da oggi colpiranno le isole maggiori, la Calabria e tutti i settori tirrenici. Tali precipitazioni si estenderanno poi sui rimanenti settori, tranne sul nord-est dell'Italia, dove l'alta pressione garantirà ancora cieli sereni. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 22 gennaio. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su entrambe le regioni. A partire dal pomeriggio, nuvolosità in costante aumento ad iniziare dalla Basilicata Ionica e in estensione successivamente a tutte le altre aree. Il fronte perturbato in arrivo da sud apporterà le prime precipitazioni sui settori ionici e sulle aree più a sud della Basilicata, con possibilità di nebbie durante le ore serali. Le condizioni meteo andranno lentamente peggiorando durante la notte. Le correnti più miti che accompagneranno la perturbazione permetteranno alle temperature, così come possiamo vedere dalla grafica, di aumentare soprattutto nei valori minimi. Soffieranno così venti moderati o forti di scirocco su tutti i settori e i mari risulteranno da molto mossi ad agitati. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Jonathan Fiorita per aver immortalato una cella temporalesca in avvicinamento nelle campagne di Copertino nel Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.